quest'altra puntata free. Sono nella postazione di mia madre, nel suo letto, ovviamente con il nostro caro amico condizionatore giallo, oltre a bianco, però va bene. Sono un po' al buio perché ho abbassato tutte le serrande. Ho finito di mangiare da poco. Sono le 2:05 all'incirca, sempre della stessa giornata del 20 luglio 2007-20. E spero adesso, sinceramente, di dormire un po', senza peli, stavolta depilation, yeah. E niente, sono un pochino abbronzata, come mi vedete. E nulla, non lo so, per quanto riguarda l'iPhone, sinceramente. Comunque dico penso ancora di cambiare il telefono verso agosto, visto che giugno e luglio ormai sta finendo, addio. Quindi penso entro agosto, massimo settembre, di prendere un telefono nuovo. E ovviamente vorrò prendere un iPhone. Quindi vediamo un pochino tutta una serie di soldi che si accucchiano strada facendo e quindi vediamo. C'era l'iPhone alle porte di Catania in offerta, ma non so se dura da qui a un mese, praticamente a 829 euro. Per me è tipo una follia, cioè spendere 800 euro per un telefono. Per me sono cose strane, cose che non ho mai fatto. I miei massimo soldi spesi per un telefono è tipo meno di 200, quindi per me è tipo strano, una pazzia, ecco. Proprio fare questa cosa, però allo stesso tempo non vorrei poi avere il rimorso, ah, perché non l'ho preso di qui di là. Cioè, calcolate che la macchina io l'ho presa praticamente a molto meno della metà, se non sbaglio a 400 euro, e quindi il fatto che un aggeggino così piccolo possa costare così tanto è veramente da pazzi. Quindi vediamo un pochetto. Oggi ho il turno di notte e quindi lo so di notte perché non sono un'infermiera. Nulla. Poi ho riposo, riposo e mi riposo. E niente, il mese di luglio è stato altrettanto pesante come giugno e così sarà come agosto. Quindi comunque questi bei 3 mesi di estate, belli pesantoni, anche perché molti hanno la 104, che vanno in ferie, quindi tocca a noi lavorare molto di più, noi ragazzi co-co-co senza speranza. E niente, mi hanno detto che da qua a fine anno deve essere rinnovato tutto. Staremo a vedere e incrociamo le dita. Speriamo che mi rinnovano anche l'anno prossimo.